come si compra un libro oggi? Avete diverse possibilità. Potete andare su internet, in uno dei grandi store dedicati alla lettura, e scegliere il testo che preferite. Oppure, entrare in una libreria. Alcune di queste sono dei grandi magazzini della carta stampata, dove è facile trovare le ultime uscite e i volumi più venduti sul mercato. In molte città ci sono anche le piccole librerie, che, forse, mantengono ancora una maggiore vicinanza con chi legge. Tra queste, ce n'è una un po' particolare, la Claudiana. La Claudiana ha 4 librerie, a Torino, a Milano, a Firenze e a Roma, più una partecipata a Torre Pellice. Che cosa hanno di particolare queste librerie? La libreria Claudiana è, oltre che una libreria, come tanti che la usufruiscono la conoscono, è uno spazio aperto, è un po' un piccolo salotto di quelli che si stanno un po' perdendo. È ancora, diciamo, una libreria, non è un deposito di oggettistica varia, non ha l'obbligo di vendere in tempi dati oggetti dati o libri imposti, e quindi è ancora un luogo con una rete culturale. È una delle librerie più belle e più ricche, soprattutto per quanto riguarda gli argomenti storico-religiosi. Io venivo già da ragazzina a chiedere il consiglio per i libri del Comodino e mi hanno affascinato con quello, perché poi erano azzeccati i libri del Comodino. C'è anche una parte specializzata per quanto riguarda l'editoria dell'infanzia. Parlare, chiacchierare, scambiare idee proprio. Sai quando si dice circolano le idee, qui circolano le idee. Nel senso che qua parlo di libri, discuto, contesto, me li suggeriscono, non dico me li vietino, ma qualche volta me li sconsigliano. Cioè, perché di libri si parla e non solo si comprano, insomma, non è il supermercato. È una libreria fornita in cui si può spaziare dalla filosofia alla teologia agli studi ebraici, di cui la Claudiana alla massima esposizione di testi. Ci sono tanti libri che cercano te e che catturano lo sguardo, per cui uno viene volentieri in Claudiana per scoprire anche cose che non avrebbe letto e che invece viene invogliato a leggere. Diciamo che io sono membro della Chiesa Valdese di Milano, quindi mi sembra giusto utilizzare, usufruire di questa libreria che vende, come tutti sappiamo, non solo libri prettamente religiosi, ma libri di qualunque tipo. La Claudiana, dunque, ha molte caratteristiche della libreria religiosa, ma altrettante della libreria laica. Una libreria specialistica, ma con i lati positivi di una libreria generalista. Un luogo di incontro, ma anche di dialogo e discussione. In una parola, una libreria protestante. Una libreria protestante in Italia ha un senso particolare, perché noi siamo abituati ad avere o librerie generaliste o librerie religiose, che sono in genere cattoliche. Nelle nostre librerie Claudiana tentiamo sempre di mettere insieme i due aspetti: il meglio della produzione libraria italiana di narrativa, di saggistica, con la cultura religiosa nostra, quella protestante voglio dire, ma anche cattolica o anche di altre religioni. Proprio il far trovare ai nostri frequentatori, alle nostre frequentatrici, nello stesso posto, l'ultimo romanzo e l'ultimo testo di teologia, questo mettere insieme è proprio la particolarità e la vera novità di una libreria protestante in Italia, perché non ce n'è davvero da nessuna parte, mentre per chi ha viaggiato in altri paesi in Europa sa che è molto facile trovare in una libreria di una stazione in Germania il libro del teologo o della teologa protestante insieme all'ultimo libro di narrativa oppure di attualità politica.